fascia di luce verso l'alto, trovarne di simili oggi è praticamente impossibile, erano lampade di un certo tipo. E questo questa qui, ecco l'immagine, la discesa dei paracadute. Questo è Baltigati di Soprana, quindi dell'Esa orientale. Come vedete, vabbè, questo è stato un lancio massiccio, quindi diversi paracadute. E solitamente il lancio era. Ecco, questi invece sono documenti, vabbè, li vedete un po' distanti, no? Sono le indicazioni di come doveva essere allestito il campo di lancio, le coordinate che dovevano essere, come dovevano essere impostate. E qui invece vedete in basso il posizionamento delle luci, appunto tre luci rosse, la luce bianca che doveva essere quella che serviva per fare l'indicazione, e tenere conto della direzione del vento. E appunto qua dice la lampadina bianca dovrà ripetere mediante accensione e spegnimento la lettera C dell'alfabeto Morse. I lanci vengono effettuati dalle 23 alle 5 ora italiana, di preferenza alla luce della luna, quindi appunto diciamo non in queste condizioni. Quindi stasera sarebbe stato in ogni caso difficile replicare le condizioni di un lancio, perché solitamente quando il tempo non era favorevole i lanci venivano annullati. Ecco, qui siamo questo è il monumento ai caduti di Sale, il monumento ai caduti di tutte le guerre e anche della Resistenza, e qui è stato messo il pannello della Costituzione perché diciamo idealmente concluderebbe, no, sarebbe il punto di arrivo e di ripartenza della Resistenza, no? Il risultato della Resistenza, appunto la Costituzione scritta da tutte le forze politiche che hanno partecipato alla Resistenza. Quindi, come diceva Calamandrei, vabbè, sono frasi abbastanza conosciute, no? E anche ripeterle penso che da parte mia sia retorico, però non è sbagliato dire, cioè, il collegamento era diretto, no? Se volete sapere, andare sui luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate dove sono morti i partigiani, dove sono stati deportati. Proprio ecco, un aspetto che per decenni è stato un po' messo da parte, è stata anche la resistenza appunto degli internati militari. Noi qui a Sala qualche anno fa abbiamo fatto una ricerca su un internato militare salese che ha vissuto quella drammatica esperienza. Poi è morto subito dopo la fine della guerra, tra l'altro una vicenda in cui la sorella aveva dovuto andare a cercarlo, partire da qui in condizioni abbastanza disagiate, senza mezzi di trasporto, andare a recuperarlo. Lui era ricoverato in un sanatorio in Veneto. E appunto dicevo, questa vicenda degli internati militari per decenni è stata un po' messa da parte perché rappresentavano gli sconfitti della guerra fascista. In realtà si parla di più di 600.000 uomini che decisero di rispondere per la gran parte, di rifiutare l'adesione alla Repubblica Sociale, quindi trascorsero dal settembre, diciamo del 43, dopo l'8 settembre, fino alla liberazione, fino alla fine della guerra. Prima come lavoratori coatti, successivamente in condizioni leggermente migliori, ma comunque fu una scelta decisiva perché impedì alla Repubblica Sociale di poter contare su una massa di uomini per riformare il suo esercito. E il monumento ricorda tutti i caduti, è qui che viene celebrato il 25 aprile. E niente. Diciamo, beh, sulla Costituzione c'è poco da dire, nel senso che è una Costituzione già all'epoca avanzata per i principi che affermava. Purtroppo, vabbè, molti non sono, tutt'oggi c'è stata sempre la difficoltà, no, ad applicare fin dall'inizio certi principi contenuti nella carta. L'ANPI, diciamo che come ente morale si pone anche come obiettivo nel suo statuto la tutela, ma anche la continua richiesta, no, di attuazione di queste norme che sembrano, cioè se si guarda quando sono state scritte più di 70 anni fa, però rivestono un'attualità oggi. Più mi dilungo di più perché spero che queste siano cose che tutti condividiamo, al di là dei vari tentativi di riforma più o meno condivisibili. Certi principi cardine, la prima parte è immutabile e si spera che rimanga così. Bene, visto che siamo tutti, possiamo proseguire.